la carrellata di nomi illustri che sono venuti ad apprezzare il commento pittorico della nostra meravigliosa Martine Goyen. Intanto, se abbiamo già visitato la mostra, quali sono le sue opere predilette di quelle esposte? Ma direi le opere di argomento marino, perché il mare è sempre un elemento portante, come lo è anche nelle poesie dell'amico Corrado Calabrò. E direi soprattutto quelle dove si evidenzia maggiormente la macchia di colore al di là del significato naturalistico, perché il colore ha una sua valenza e il colore mescolato alla luce è il proprium dell'impressionismo in un certo senso, e quindi la ripresa di questo tema, diciamo, da parte di questa grande e bella artista che ha recuperato l'impressionismo in qualche modo in chiave molto moderna, è altamente significativo in un mondo dove non solo si recuperano antichità, ma si recuperano anche postmoderni che antichità non sono e forse non sono neanche tanto belli. Il suo commento è meraviglioso, quindi deduco che lei sia un esperto, comunque un amante dell'arte. Dell'arte. In particolar modo a quali generi si rivolge il suo amore e la sua predilezione? Ma guardi, io non è che ho una predilezione particolare, comunque diciamo che tutto ciò che riguarda il dopo Cézanne ha per me un significato particolare a seconda dei punti di vista. Ci sono delle cose veramente orrende e ci sono delle cose sublimi. Si tratta di sceverare fior da fiore, è questo che mi interessa molto, cioè non cadere nel qualunquismo e nel conformismo di dire tutto ciò è bello e tutto ciò vale centinaia di migliaia di euro. No, questo non è vero e non deve essere vero. Invece però quello che è bello deve essere esaltato e portato alla luce. Il caso della nostra amica Martine Goyen sicuramente è uno di questi in cui si evidenzia il bello in tutte le sue forme di quest'animo, di questa signora così sensibile che fin da ragazza ha avuto la visione interiore di poter portare alla luce la bellezza delle forme e della luce. E quindi questo per me è un motivo di non solo di conforto, ma anche di assoluta fiducia nel futuro delle arti, soprattutto quelle figurative, che per un certo periodo sono state abbastanza neglette o portate comunque su altri piani che non erano proprio proprie del figurativo. Bravissimo. Chiudiamo dicendo una cosa. Io vengo dal servizio pubblico, lavorando a Rai 1, e quello che noto è un pochino la carenza del servizio pubblico nei confronti dell'arte pittorica in particolare. Basti pensare che non abbiamo anche su Rai Storia o Rai Cultura un programma dedicato. Lei cosa pensa? Il servizio pubblico dovrebbe appropriarsene maggiormente di tematiche come questa? Sì, io penso di sì, non lasciandosi affascinare dai vari maestri che vogliono portare il verbo in un senso o nell'altro, ma portando semplicemente un momento di cultura, anche di storia della pittura, che ponga colui che vede, il fruitore dell'opera d'arte, in condizione di poter apprezzare i valori, che possono essere più vari, plastici, pittorici, quelli che vogliamo, moderni, postmoderni, anche concettuali, anche qualunque cosa, purché appartengano alla categoria del bello. Vorrei chiudere con una frase di Benedetto Croce, che soleva dire che l'arte è un sentimento, un'aspirazione chiusa nel giro di una rappresentazione. Se non ci sarà più la rappresentazione, non ci sarà più né il sentimento né l'aspirazione. Complimenti, grazie, bravissimo.